Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video acquisti. Sono andata in giro per il centro della mia città, sono partita da casa mia e sono arrivata in centro a piedi. Ho voluto prendermi proprio uno spazio tutto per me per rilassarmi, per svagarmi, per distrarmi un pochino dai soliti pensieri quotidiani e quindi ho deciso di fare questa passeggiata a piedi fino in centro e poi ovviamente una volta lì sono entrata in una serie di negozi diversi e quindi ho fatto anche un pochino di acquisti che volevo condividere con voi, quindi vi faccio un video acquisti misto perché in realtà ho comprato una serie di cose diverse, sono andata proprio in tanti negozi diversi. Tra cui anche Tiger, Kiko, una profumeria che nella mia città è molto famosa, quindi insomma ho comprato una serie di cose. Ma io partirei subito senza perdere troppo tempo. Il primo negozio nel quale sono entrata è Calzedonia e qui ho potuto prendere 5 paia di calze pagandone 4. Ho preso le autoreggenti 40 denari, molto classiche. Io uso sempre queste, quelle classiche senza tanti fronzoli perché comunque le utilizzo anche sotto i jeans, quindi non è il caso che abbiano troppi fronzoli, mi vanno benissimo queste qui classiche. Purtroppo, essendo calze di nylon, ogni tanto si rompono e quindi tendo a ricomprarle abbastanza spesso per avere un po' di scorta, diciamo. E quello è stato il mio primo acquisto. Poi sono andata da Kiko e lì avevo intenzione di comprare una palette che avevo visto sabato scorso, solo che sabato scorso ero in giro con il mio compagno, non volevo comunque perdere tempo dentro al negozio, fare la coda perché c'era un sacco di gente e quindi gli ho detto vabbè, guarda, adesso andiamo via, poi la vengo a prendere. Solo che sono stata sfortunata perché oggi l'avevano finita e non c'era più, però pazienza, comunque arriverà, la prenderò in un altro momento. Ho comprato però 3 smalti perché mi è proprio caduta l'attenzione su quei 3 smalti, su quei colori, perché mi sembravano dei colori veramente adatti per l'autunno. Il primo è questo, è un marrone molto scuro. Non pensavo che avrei mai preso uno smalto così scuro sul marrone, però in realtà poi mi è piaciuto quando ho visto il tester e ho pensato di utilizzarlo come base per andare a creare con la foglia d'oro specifica per le unghie quell'effetto maculato che quest'anno va tanto di moda, quindi ho deciso di prendere questo. Questo è lo 041 nel caso vi dovesse interessare. Poi, sempre sul marrone, ho preso uno smalto perlato tendente un pochino più al bronzo dorato, un colore un po' particolare. È questo qua, questo è lo 090. Questo mi piaceva perché mi sembrava comunque che desse un bel effetto sull'unghia. E poi ho preso un rosa antico che è lo 007 e anche questo è un colore che comunque secondo me sta bene anche in autunno, anche se in realtà questo è un tipo di colore che poi è adatto anche in estate, in primavera in realtà. Però diciamo che associato a questi due colori così sul marrone mi sembrava che stesse comunque bene nel mio sacchettino di Kiko, mettiamola così. E quindi ho comprato anche quello. Poi, restando in tema unghie e smalti, sono andata in una profumeria che si chiama Sbraccia. Io non so se c'è anche nelle altre città, però a Genova, che è la mia città, è veramente molto grande, molto conosciuta, molto famosa e tengono un sacco di cose anche professionali, quindi anche prodotti per parrucchieri, oltre che una linea di cosmetici, di make-up, di profumi, quindi tengono tantissime cose e tengono anche quei prodotti che vanno utilizzati con la lampada UV. Io ho preso questi due smalti, non si tratta né di un gel né di un semipermanente, ma sono quegli smalti che vengono chiamati one step, cioè vanno messi sull'unghia e poi vanno fatti asciugare in lampada, ma in realtà non richiedono trattamenti particolarmente aggressivi per le unghie. Ho preso quello bianco e quello rosso, quello bianco è lo 01 e quello rosso è il numero 73. Siccome io volevo provarlo subito, sono arrivata a casa, l'ho subito provato e poi ho deciso di girare il video, quindi ve lo posso far vedere sull'unghia. È questo qua, quello rosso. È molto classico, ma è quello che io cercavo perché lo volevo proprio classico, volevo proprio un classico rosso. Inoltre la commessa mi ha lasciato questa brochure che contiene tutta la gamma di colori della Laila, perché questi smalti sono della Laila. Guardate quanti ce ne sono talmente tanti che non sta neanche nell'obiettivo. Quindi avete veramente una vasta scelta. Inoltre ci sono le istruzioni, perché per andarli ad applicare ci vuole un passaggio particolare, in realtà è molto semplice, però comunque questi passaggi vanno fatti.
E quindi insomma sono uscita di lì con i miei due smalti, le istruzioni e tutta la gamma di colori, così poi se mi trovo bene, se mi piacerà, potrò andare a scegliere anche altre tonalità. Poi, siccome a fianco a questa profumeria c'è anche una merceria che si chiama La Casa del Bottone, che è abbastanza famosa e vende una serie di bottoni di tutti i generi, anche se in realtà è un po' cara come prezzo, però ha veramente un sacco di scelta, un sacco di bottoni bellissimi, sono andata a prendere tre bottoni che mi servono perché ho intenzione di farmi una maglia di velluto blu, quindi sarà una cosa un po' elegante, volevo tre bottoni eleganti. E quindi ho preso questi bottoni rossi che adesso vi faccio vedere. I bottoni sono questi, spero che riusciate a vederli, ve ne faccio vedere uno perché magari riesco a farvelo vedere meglio, eccolo qua. Mi dispiace perché c'è il riflesso della luce, sono bottoni smaltati, rossi e dorati. Spero che riusciate a vedere qualcosa. Comunque mi piacevano veramente molto e credo che stiano veramente molto bene su quella maglia che ho intenzione di fare, perché sarà proprio un velluto blu, quindi una cosa elegante. E io volevo andare a metterli di lato perché volevo fare la chiusura laterale, quindi insomma ho in mente il modello ma è difficile spiegarlo così a voce. Comunque sono andata a prendere anche questi tre bottoni. Poi sono stata da Tiger e lì, secondo voi, è possibile uscire a mani vuote? No, da Tiger non è possibile uscire a mani vuote, è proprio una legge fisica. Si entra e si sa già che si uscirà con qualcosa. Quindi io sono entrata e sono uscita con il mio sacchettino di acquisti di Tiger. Ho preso delle matite, sono le matite piatte, quelle che hanno la gomma piatta. E mi piacevano queste matite, inoltre mi servono perché io le matite le uso abbastanza spesso, quindi dovendole comprare ho preso queste piatte. Non so se siano molto diverse dalle altre, però mi attiravano. Poi ho preso una confezione di pastelli a olio, questi qua, con una gamma di colori abbastanza fornita, diciamo, e questi li ho presi perché da tempo volevo provare i pastelli a olio. Se avete visto il mio video sugli acquisti di AliExpress, sapete che ho preso anche dei libri da colorare per adulti, quelli che hanno i disegni un pochino più complicati, perché comunque è un'attività che mi rilassa. Di solito uso le matite colorate, ma questa volta ho voluto prendere i pastelli a olio perché volevo provare con questa nuova tecnica. In realtà non so se mi piacerà, però volevo provarla. Poi ho preso una cosa un po' indefinita, devo dire. E questo giochino, questo è un giochino di intelligenza, un rompicapo, non so neanche come definirlo. Sono delle palline di legno, praticamente viene definito un puzzle in 3D. E sono delle palline di legno attaccate tra di loro. Ci sono delle strisce da 3 e delle strisce da 4. Vedete? Ce ne sono un pochino. Questa è la striscia da 3, spero la vediate, e questa è la striscia da 4. Queste palline io in realtà non ho capito bene come si utilizzino, a me incuriosiva questa cosa qua, cioè mi è proprio caduto l'occhio su questo giochino qua, costava 50 centesimi o forse un euro, comunque pochissimo, e poi le istruzioni sono queste. Quindi qui, come potete vedere, ci sono le varie combinazioni. Io devo dire la verità, non è che ho capito tanto quello che poi dovrò fare con questo giochino. Però sapete quelle volte che comprate delle cose inutili che non vi servono e non capite neanche voi perché le avete comprate? Ecco, mi è successo esattamente così. Ho comprato questa cosa senza capire bene il perché. In qualche modo ne sono rimasta attratta, affascinata, e quindi ho comprato anche questo. Poi ho comprato quella che è l'imitazione del balsamo di tigre. Il balsamo di tigre, per chi non lo sapesse, è un unguento che ha ingredienti naturali, ma non solo ingredienti naturali, perché c'è dentro anche la paraffina e il petrolato, purtroppo. Però comunque io volevo comprare il balsamo di tigre, solo che anziché prendere quello originale sono andata da Tiger e ho preso questo qui, che è un'imitazione, che insomma costa anche molto meno. E devo dire che alla fine sono soddisfatta, perché pur essendo una confezione piccola, dentro ce n'è una quantità sufficiente, perché poi io non è che faccia questo grande utilizzo del balsamo di tigre. Però insomma ha un profumo di mentolo che mi piace tantissimo, quindi anche semplicemente ogni tanto per annusarlo e sentire l'odore di mentolo è già una cosa che mi piace, quindi ho preso anche il balsamo di tigre.
Poi magari farò un video sui vari utilizzi del balsamo di tigre per chi magari non conoscesse il prodotto. E poi ho preso una cosa da persona adulta e matura, ossia questo. Ho preso questo libro che contiene all'interno una serie di mostri in bianco e nero da colorare, quindi è una cosa che sicuramente era indispensabile. Però vi spiego anche perché l'ho presa. Ci sono queste figure all'interno, spero che vediate qualcosa. L'ho presa perché volevo andare a creare per Halloween delle decorazioni per la casa. Quindi la mia idea era quella di fotocopiare un paio di questi, magari, colorarli e poi decorare la casa appendendoli in giro per casa, perché comunque volevo creare un'atmosfera così un po' particolare, un po' ironica, un po' divertente, diciamo, e quindi quando ho visto questo libro ho pensato che potesse assolutamente fare al caso mio. Inoltre sapete che colorare mi rilassa, questa è una cosa che mi è venuta in età adulta, perché in realtà io quando ero piccola non coloravo, non mi piaceva. Poi in età adulta è scattato qualcosa e ho capito che era rilassante, quindi insomma è una cosa che ogni tanto faccio. Però questo è un libro comunque che ho preso per uno scopo diverso, per uno scopo decorativo, diciamo così. Poi sono andata alle casse e come sapete alle casse ci sono le cose alimentari, quindi ho preso anche i cioccolatini, quelli proprio tipici di Halloween con il globo oculare, eccoli qua, mi piacevano e quindi li ho presi. E poi sempre lì vicino alle cose alimentari dove tengono le spezie ho trovato l'anice stellato. Questo lo voglio utilizzare per fare delle decorazioni a Natale. Vorrei fare un centrotavola e utilizzare l'anice stellato per andare a creare una decorazione. E questi sono stati gli acquisti di Tiger. Poi sono andata in un negozio di Yves Rocher. Io non avevo mai provato il brand Yves Rocher. Lo conosco, ne ho sentito parlare tantissime volte. So che ci sono tante ragazze che lavorano con Yves Rocher, perché fanno le distributrici indipendenti, non so se si chiama così, consigliere di bellezza, non so bene come sia il termine, comunque insomma vendono prodotti della Yves Rocher. Io però non mi sono mai lasciata tentare, non ho mai comprato nulla, ma siccome nella mia città c'è il negozio, ci sono passata davanti e stranamente non c'era nessuno dentro, ho pensato di entrare e di provare qualcosa. L'unica cosa che mi serviva davvero era lo struccante bifasico, perché io uso il mascara waterproof e quindi lo struccante bifasico mi serviva. E allora, dovendolo comprare in ogni caso, ho pensato di comprare quello della Yves Rocher. Però è una cosa nuova per me, perché io veramente non lo conosco come brand e non ho idea di come sia. Poi la commessa mi ha lasciato in omaggio due campioncini di crema idratante per il viso. Una è rimpolpante, una è ristrutturante. Sono due creme giorno che sicuramente proverò, perché comunque mi fa piacere anche scoprire questo nuovo brand. Nuovo per me, perché poi non è nuovo, però per me lo è, quindi insomma mi fa piacere scoprirlo. Poi sono andata alla Coop perché mi sono resa conto che da Tiger non avevo comprato l'unica cosa che mi serviva veramente, che erano le penne. Quindi sono andata alla Coop e ho preso le classiche penne, quelle blu, nere, rosse, quindi niente di particolare. E poi l'ultima cosa che ho comprato, che non vi faccio vedere semplicemente perché l'ho già messa in frigo, è un vassoio di paste. Ho preso dei bignè e delle paste alla frutta, perché ogni tanto a noi fa piacere, a me e al mio compagno, concederci qualcosa di dolce dopo cena. Quindi sono passata davanti a questa pasticceria e ho comprato un mini vassoio di paste. In realtà ne ho prese 6, quindi non ho preso un vassoio gigantesco, però ho preso comunque 6 paste piccoline e le ho già messe in frigo. Quindi fidatevi, anche se non ve le faccio vedere, nel mio frigo ci sono delle paste. In questa pasticceria vendevano sfusi dei cioccolatini a tema Halloween. E siccome li trovavo bellissimi, li ho presi, li vendevano proprio sfusi, quindi ne ho presi tre di tre tipi diversi. Questo che ha la zucca, quindi il classico cioccolatino con la zucca. Poi ho preso il teschio, questo qua, fatto così. E poi ho preso il globo oculare, anche se li avevo già presi da Tiger, questo qui comunque era più grosso, era diverso, mi piaceva di più e quindi ho preso anche questo.
Ecco, questi sono stati i miei acquisti del giorno. Come vedete, ho preso una serie di cose diverse in negozi diversi, perché addirittura i bottoni in merceria, quindi proprio cose diverse, di generi diversi, ma è stato veramente un bel pomeriggio. Io spero di avervi tenuto un po' compagnia con questo video, facendovi vedere cosa ho comprato. Vi invito, come sempre, ad iscrivervi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.